Siamo con l'avvocato Francesca Scoppetta di Prode Italia al workshop organizzato dall'OIC insieme a Prode Italia sul sovraindebitamento. Avvocato Scoppetta, la legge della quale si parla a questo tavolo cosa comporta, a chi è rivolta? Allora, è rivolta al padre di famiglia consumatore, all'artigiano, alla piccola impresa, società di persone, ai professionisti. È rivolta a tutti coloro che in maniera onesta si trovano in una situazione di difficoltà ma vogliono adempiere ai loro impegni e ai loro debiti. E durante il suo intervento lei ha parlato di alcune lacune che ci sono in questa legge, diciamo degli interventi che sarebbe necessario fare per migliorarla. Sì, allora uno di questi più di tutti è il compenso previsto per gli OCC, o meglio non previsto dalla legge. Ad oggi si applica per prassi il compenso previsto per i curatori fallimentari diminuito del 40%, ma sono ancora cifre molto alte che chiaramente chi si trova in difficoltà fa fatica a pagare. Il progetto di riforma RORDOF prevede il compenso fisso di 800 euro, quello per il curatore fallimentare del fallimento a zero, ci sembra un'ottima soluzione per colmare questa lacuna. Per quanto riguarda invece la posizione dei creditori rispetto a questa legge, sono emerse durante il tavolo delle posizioni un po' contrastanti, ma questo è il bello di questi workshop e del confronto. Qual è il vantaggio effettivamente per un creditore che si vede diminuire quello che è il capitale nel quale entrerà in possesso? Allora, il vantaggio è questo: sicuramente è una legge che favorisce tutti i creditori indistintamente, quindi non fa una differenza tra creditori titolati e non, e quindi anche i creditori chirografari, ovvero semplici, non assistiti da privilegi o ipoteche, riescono a trovare un vantaggio e quindi a avere parte del loro credito indietro. Per i creditori titolati vale il principio per il quale, ahimè, oggi ci troviamo in una condizione per cui gli immobili sono calati del 40% del loro valore, e quindi la stessa banca che ha concesso il mutuo per l'acquisto di una casa non potrebbe riavere indietro neanche l'intero capitale. Quindi questa legge gli consente di avere il massimo dello sforzo possibile di chi si trova in difficoltà.